Mi sembra una squadra che ha grande disponibilità. Disponibilità ad aiutarsi in difesa, disponibilità a trovare la cosa giusta in attacco. Mi sembra una squadra che ha lavorato molto bene le prime 2 settimane, che sono quelle un po' più difficili, un po' più rompiscatole, non me ne voglia Preparazione, insomma. il grande sensei Paolo Paoli, che però sono quelle importanti che ti mettono un po' di benzina nel motore. Sappiamo che questo non è il campionato. Sappiamo che questo può essere come dire, un buon punto di partenza. Dobbiamo tenere ovviamente i piedi piantati per terra, perché il campionato sarà non lungo di più. Ci sono tante, tante grandi squadre, tante squadre anche di medio livello che in maniera anche incredibile, non so, mi viene da dire Roma, in un attimo è riuscita a tirare su quella che sulla carta è un'ottima squadra. E quindi noi dobbiamo fare di tutto quello che abbiamo fatto vedere in queste prime 3 partite di Supercoppa il nostro mantra, quindi la grande difesa, la grande disponibilità e la voglia di passarci la palla e di aiutarci. Questa Supercoppa, per l'amor di Dio, non sarà il trofeo più ambito, eccetera, però Trieste deve comunque, come dire, rispettare una classifica che la vede con 3 vittorie su 3 incontri. Assolutamente, Ora deve si essere un continua a giocare, orgoglio, no? certo. E c'è la possibilità, chissà, poi di fare anche un percorso un po' più lungo. Sono partite ufficiali, contano e valgono, e quindi adesso è un orgoglio essere primi alla fine del gironcino d'andata. Sarà difficilissimo già da domani, che è la partita forse più difficile di tutto il girone, quindi a Secondo me. Venezia, però adesso ormai quando sei in campo vai per vincere. Qual è il tuo sogno che hai ancora con Trieste? Mi sento molto fortunato di essere tornato a casa, di aver aiutato per quello che potevo la squadra e la società a tornare dove si è sempre meritata. Non lo so, ho voglia di. Non so. Mi sento fortunato quando entro a casa mia, che è il palazzetto, e quando ho questa maglia addosso. Poi Certo. quello che viene, viene. Certo.